Ancora una volta, ciao ragazzi, io sono Orlando Piguerra e stavolta sarò io ad aprire gli studi, diciamo. Oggi saremo con la rubrica Se lo sapevate che, o comunque la rubrica Curiosità. Stavolta appunto farò un episodio mio padre Orlando Guerra, che ovviamente è nello studio 1. Diciamo gliel'ho regalata più o meno. Vi auguro, vi do gli auguri di una buona festa della Repubblica Italiana. E adesso nello studio 1 ci dovrebbe essere Orlando Guerra, ossia mio padre. A voi studio. Salve a tutti dal vostro carissimo amico Orlando Guerra. Cosa dire, grazie ancora a tutti voi che ci seguite dai social, sui social, in diretta e in on demand sulla nostra pagina di YouTube. E oltre a augurare a voi tutti un buon 2 giugno 2016, quindi festa della Repubblica, oggi farò la rubrica, lo sapevate che è una sorte di tele e radiogiornale, di parlare un po' di curiosità, parlare e spiegare, anche se è naturale che voi tutti già sappiate di cosa si tratta, della festa della Repubblica, così chiacchierare un po'. Voglio uscire da quelle virgolette, per capirci, insomma, di parlare delle solite notizie che ormai sui social e nei radio e telegiornali si parla già tanto, quindi oltre a parlare di cronache eccetera parlerò di qualcosa di curioso affinché stiamo insieme un pochettino e ci divertiamo insieme. Ringrazio Orlando Piguerra che questa volta si è capovolta la situazione, sono io che apro le danze, quindi dallo studio 2 do la linea allo studio 1, questa volta è viceversa, è Orlando Pio che mi ha dato la linea a me, quindi sono io questa volta a fare la mia rubrica, quindi lo sapevate che. E ringrazio ancora tutti voi, come ho già detto, sui social che ci riempite, ecco, come sentite già i rumorini, insomma, di email, di gratificazioni, di saluti, insomma, grazie, grazie ancora a tutti voi. Andiamo qua, ci colliamo quindi nel nostro circuito chiuso, quindi nelle nostre notizie, e parlare un pochettino, spiegare un poco a chi magari vuole capire ancora meglio e chi, quei pochi, non sanno di cosa stiamo parlando, cos'è appunto la festa della Repubblica, insomma cosa si festeggia il 2 giugno. E partiamo dalle origini, quindi, perché dalle origini si capisce cosa è successo e arriviamo ai giorni nostri. Il 2 e il 3 giugno 1946, quindi parliamo del dopoguerra, in Italia si votò per il referendum, appunto che si decise la forma istituzionale dello Stato italiano, quindi dopo la caduta del fascismo. E pensate un po', per la prima volta votarono anche le donne, che all'epoca era un tabù, la donna era appunto un tabù, quindi non si votava, non aveva diritto di voto, addirittura nemmeno di parlare, e quindi si cominciò anche a inserire nel mondo anche la figura femminile. Il 2 giugno in Italia era la festa della Repubblica, quindi l'anniversario del referendum, con il quale appunto 70 anni fa, perché oggi festeggiamo i 70 anni, il voto per scegliere fra la Repubblica e la monarchia. Quindi per ragioni economiche, quindi perché appunto all'epoca il 2 giugno per molti anni si festeggiava appunto la prima domenica di giugno, affinché appunto non si andava sempre a lavorare, quindi non si assentavano appunto le persone per il diritto di voto, quindi dal proprio lavoro. E poi successivamente, quindi, si tenne un referendum, quindi dove poi appunto si decise un proprio giorno, quindi il 2 giugno, affinché si potesse votare. I risultati ufficiali furono annunciati il 18 giugno 1946, quindi pensate un po', quindi dopo 16 giorni circa, che la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana, quindi con la caduta della monarchia, con la caduta appunto del fascismo. E in Italia furono 12.718.641 gli italiani che appunto avevano votato a favore della Repubblica Italiana, e quindi altri, quindi bianca appunto o nulla. Tempo dopo però, quindi, si decise che la festa della Repubblica sarebbe stata celebrata il giorno del referendum e non quello della data appunto della proclamazione. E quindi nel nord Italia la Repubblica vinse in quasi tutti i centri urbani, mentre nel sud il voto fu quasi ovunque prevalente per la monarchia, quindi ancora il sud era per la monarchia.
E qui un po' è andato in tilt le nostre informazioni. Dicevo quindi a Napoli 900.000 voti, quindi per la monarchia, contro 250.000 per la Repubblica. A Palermo, pensate un po', quasi 600.000 contro i 380.000. A Roma invece i voti per la monarchia superarono di poco quelli della Repubblica, circa 30.000 schede. Quindi alla fine la bella monarchia, pensate un po', era appunto il sud, mentre a Roma 30.000 schede fecero la differenza affinché appunto la Repubblica prevalesse appunto sulla monarchia. Dicevamo quindi la festa della Repubblica fu celebrata per la prima volta nel 1948, quindi, e si fissò che ogni anno, appunto il 2 giugno, fino al 1990, al 1977 fosse così. Il 1977, a causa della crisi economica, per non perdere appunto il giorno lavorativo, come ho appena enunciato prima, si decise che da quel momento in poi la festa fosse appunto fatta il 2 giugno, a causa appunto, pensate un po', del terremoto del Friuli Venezia Giulia. Mentre nel 2000, mentre appunto nel 2000 il secondo governo Amato ristabilì che la data fu del 2 giugno insieme alle celebrazioni. Il cerimoniale ufficiale della festa della Repubblica prevede che il Presidente della Repubblica appunto deponga una corona d'alloro in omaggio ai militi ignoti e quindi all'altare della patria che si trova appunto a Roma in Piazza Venezia. E lungo i fori imperiali a Roma si svolge poi la sfilata, si svolse e quindi si svolge sempre appunto la sfilata delle forze armate. Oltre all'esercito italiano, alla marina militare, all'aeronautica militare, ai carabinieri, alla parata, partecipavano e partecipano anche la Guardia di Finanza, la Polizia, i Vigili del Fuoco, la Guardia Forestale, la Croce Rossa Italiana e alcuni corpi della Polizia Municipale di Roma, della Protezione Civile e della appunto Croce Rossa. Ora andiamo ad oggi, quindi parliamo di oggi della Repubblica, quindi cosa si fa oggi e quindi oppure cosa si è fatto. E il 2 giugno il nostro Presidente della Repubblica, quindi il Mattarella, Costituzione e fondamento appunto della democrazia italiana, avvia la parata militare fuori finale, quindi imperiali, con 400 sindaci. Ci sarà, oppure c'è stato, Renzi con Vivitalia, il Marò Girone, perché ricordiamo che è rientrato in Italia il Marò, che non sarà presente, però invierà un messaggio per ringraziare appunto tutti gli italiani. Parliamo di oggi, quindi siamo partiti dalle origini per vedere cosa si fa oggi a Roma. La festa dei 70 anni della Repubblica Italiana, che vedrà la tradizionale, quindi sfilata, come abbiamo già detto, ai fori imperiali aperta quest'anno da 14 sindaci, si apre con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che depone una corona, quindi allora all'altare della patria, insieme al Capo dello Stato, il Premier Matteo Renzi. Quindi Roberta Pinotti, Laura Pausini, Pietro Grassi e tanti altri, e dopo l'esecuzione dell'inno d'Italia, la rassegna d'onore davanti ai corpi militari e l'alza bandiera, Mattarella ha reso onore, appunto onore ai caduti. Mattarella ha raggiunto via dei fori imperiali a bordo della storica Flaminia Presenza Scoperta, che ha preso posto sul palco presidenziale dove sono presenti le massime autorità dello Stato, a rendergli onori un reparto di corazzieri a cavallo. Sfileranno circa 3.600 fra militari e civili in apertura dopo la banda dell'esercito, 14 sindaci con le fasce tricolori in rappresentanza degli 8.000 comuni italiani. Si tratta di appunto un'autorità assoluta di quest'anno a simboleggiare come il 2 giugno sia la festa di tutti e non solo delle forze armate. La sfilata è suddivisa in 7 settori. Dopo i sindaci è cominciata la parata tradizionale aperta alla banda dei carabinieri, a seguire le bandiere delle forze armate e i gonfaloni di regioni, comuni e associazioni di ex combattenti. Poi la rivista storica anche come una compagnia di uniforme della prima guerra mondiale. Poi il turno delle tre forze armate seguite da carabinieri, guardie di finanza, Croce Rossa e l'ordine di Malta. E permettetemi di dire con grande orgoglio che io sono un cavaliere di Malta e quindi fa molto piacere e ancora di più mi sento più vicino alla Repubblica Italiana. A seguire i Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale, Polizia Municipale, Servizio Civile Nazionale e Protezione Civile, fino alla chiusura che spetterà la fanfara dei bersaglieri, gli onori finali del Reggimento di Corazzieri a cavallo e della fanfara dei Carabinieri a cavallo. In un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Claudio Graziano, Mattarella scrive il 2 giugno 1946 con il referendum istituzionale, prima di espressione punto di voto a suffragio universale di carattere nazionale,
le italiane, gli italiani scelsero la Repubblica, eleggendo contemporaneamente l'Assemblea Costituente, che l'anno successivo avrebbe approvato la Carta Costituzionale, ispirazione guidata lungimirante della rinascita e da allora fondamento della democrazia italiana. Il Presidente della Repubblica aggiunge che i valori di libertà, giustizia, uguaglianza fra gli uomini e rispetto dei diritti di ognuno e dei popoli sono ancora oggi il fondamento della coesione della nostra società e i pilastri su cui poggia la Costituzione dell'Europa. Dalla condivisione di essi nasce il contributo che il nostro Paese offre con slancio, convinzione e generosità alla convenzione pacifica tra i popoli e lo sviluppo della comunità internazionale. Quindi questa era una spiegazione, appunto, che sono partito dall'origine. 1946, quindi del dopoguerra, quindi la caduta del fascismo, la caduta di quella monarchia, fu appunto generale Benito Mussolini, e a man mano tutta l'Italia quindi prevaleva sulla monarchia. Abbiamo detto quindi che il nord già sin dall'inizio del dopoguerra subito si buttò nelle mani della Repubblica Italiana, quindi stanca di questo regime appunto dittatore, di questa monarchia. Grazie a Dio io non c'ero, ma appunto mi hanno sempre riferito a scuola mio padre, che allora ci guarda da lassù, quanto guerra ha sentito e ha visto, mia mamma e tante altre persone più grandi di me, appunto il regime dittatore, quanto fosse brutto. Ma nonostante tutto il sud ancora teneva banco affinché questa Repubblica non prevaleva sulla nostra grandissima Italia. Ma poi a pian piano, con 30.000, che magari 30.000 detti così sono tanti, ma poi andando sul campo 30.000 schede non erano poi tanti nel sud Italia, piano piano appunto nasce la Repubblica Italiana. Lasciamo questo parlare appunto di Repubblica Italiana e ci buttiamo un pochettino a qualcosa di curioso per poi concludere con l'oroscopo del giorno, l'oroscopo di oggi appunto di questo giorno del 2 giugno 2016. Le 40 curiosità sul mondo dell'animale. Ho scelto questo parlare degli animali perché, diciamo, gli animali, tra le altre cose, sono molto importanti e molto ben viste da tutti noi umani. Pensate un po', parliamo quindi dei primi 40 in classifica e vorrei passare dal primo, dell'ultimo, cioè passando da sotto verso sopra. Quindi al 40 posto parliamo degli orsi polari. Gli orsi polari possono nuotare più di 60 miglia senza mai fermarsi. Pensate un po', 60 miglia sono tantissimi. A salire al 39 posto abbiamo il latte di cammello, cioè abbiamo dato una classifica a queste notizie curiose. Il latte di cammello non può essere cagliato in quanto si è adattato al clima desertico. Al 38 posto, quando un piccolo di giraffa nasce e quindi cade dall'altezza di circa 2 metri, dall'altezza della giraffa, senza però farsi niente, pensate un po', cade di 2 metri, piccolo, e non si fa nulla. L'orso bruno può correre veloce quanto un cavallo. Pensate un po', un cavallo è molto veloce. L'orso bruno, nonostante la sua stazza, la sua pesantezza, può correre quanto un cavallo. Quindi, se ci dovesse raggiungere un orso, non so come possiamo scappare, quindi paragonando appunto la sua velocità a un cavallo. Il pesce palla si gonfia di acqua per diventare più grosso ed evitare di essere mangiato. Pensate un po', il pesce palla, appunto, ecco perché prende questa sua stazza di gonfiore, in quanto non vuole essere giustamente da parte sua mangiato. Il volo di gallina più lungo mai registrato è di 13 secondi. Pensate un po', la gallina volò per 13 secondi e sono tanti. Non esistono due zebre con le stesse strisce. Questa è una curiosità molto bella. Ogni zebra non ha le stesse strisce, quindi hanno tutti un loro colore. Bello questo. I moscerini sono attratti dal colore blu il doppio rispetto a quelli di altro colore. Ecco perché appunto abbiamo i colori d'uva, quel violastro delle zanzariere, mi viene in mente questo, perché appunto vengono appunto uccise. L'ostrica può produrre fino a 100 milioni di uova nel corso della sua vita. Pensate un po'. Le giraffe non hanno corde vocali e comunicano facendo vibrare l'aria attorno al loro lungo collo. E questa è un'altra curiosa. Cosa? Lo squalo bianco può restare mesi e mesi senza mangiare, ecco perché poi quando trova qualcuno da mangiare si capisce subito. Sono stati
stati onorati elefanti lontani miglia dalla costa nell'oceano indiano intenti a nuotare. Siamo arrivati così, siamo giunti al 28° posto, i pinguini possono saltare quasi 2 metri in alto. Pensate un po', un pinguino molto piccolo può saltare 2 metri e sono tanti, pensate a un primo piano di casa. Gli unici due animali che sono in grado di guardarsi alle spalle sono conigli e pappagalli. Vedete, noi già li guardiamo, ti guardo alle spalle, mentre coniglio, se mi assegno Orlando dalla regia, non so cosa dice. Vabbè, molti elefanti pesano meno della lingua di una balenottera azzurra. Vabbè, anche questo è curioso sapere. Gli orsi polari sono gli unici mammiferi ad avere i peli sotto le zampe, questo li aiuta ad avere una maggiore aderenza sul ghiaccio e isola le zampe termicamente. Le api hanno 5 occhi, 3 piccoli sopra la testa e 2 più grandi in fronte, ecco perché le api quando pungono fanno male, sanno quello che guardano quindi. Le chiocciole possono dormire fino a 3 anni se le condizioni climatiche sono avverse, questo è anche curioso. Ora parliamo del delfino. L'udito di un delfino è così acuto da permettergli di sentire un suono alla distanza di più di 20 km. Addirittura. I fenicotteri possono mangiare solo quando sono a testa in giù. 20° posto, quindi arriviamo nei primi 10. Molti criceti sbattono un solo occhio alla volta. I cammelli hanno 3 sopracciglia per proteggersi dalle bufere della sabbia. Gli elefanti sono gli unici mammiferi che non possono saltare, e ci penso proprio. Il coccodrillo non può tirare fuori la lingua dalla bocca. Per ogni essere umano ci sono almeno 200 milioni di insetti. Per noi, pensate un po', io ho 200 milioni di insetti. Se si leva la coda a un canguro, questo non può più saltare, poiché la utilizza per bilanciarsi. Quindi se trovate un canguro, alzategli la coda e vi difendete. Alcuni leoni sono in grado di riprodursi anche 50 volte al giorno. Pensate un po'. I delfini, quando dormono, mantengono una parte del cervello sveglia e allo stesso modo mantengono un occhio aperto. Alcuni alligatori cinesi e americani, durante la stagione fredda, si mettono sotto la neve per mesi, lasciando scoperte solo le narici, appunto, per respirare. Gli albatros sono in grado di volare per migliaia e migliaia di chilometri senza fermarsi. E ora passiamo ai primi 10 in classifica, notizie più curiose. I pesci dorati perderebbero il loro colore senza la luce del sole, un po' come l'ambrosiatura umana, necessitano quindi del sole per mantenere il loro caratteristico pigmento. I gatti usano i loro baffi per misurare la larghezza delle fessure e capire se il loro corpo è in grado di attraversarle. Questo è curioso, quindi usano i baffi per capire se passano attraverso un foro o quello che sia. All'ottavo posto, sempre le pulci sono state la causa della morte di un terzo della popolazione nell'Europa nel XIV secolo. Questo è importante sapere, insomma. E qui una cosa curiosa: lo spermatozoo del topo è più grande di quello dell'elefante. Pensate un po', l'elefante, la sua immensa stazza, ha lo spermatozoo più piccolo di un topo. Pensate un po'. I primi 5 in classifica: la zampa destra della gallina è più sensibile della sinistra, che invece è più muscolosa e forte. Le api da miele hanno peli sugli occhi per poter catturare più polline possibile. Le lumache hanno 4 nasi, per 2 per respirare e 2 per annusare. I primi 2 in classifica. I dalmata sono l'unica razza canina che, come l'uomo, possono ammalarsi di gotta. Sono infatti gli unici mammiferi a produrre acido urico, come l'uomo, insomma. E al primo posto, pensate un po', più importante, i conigli. Amano la liquirizia ma non possono mangiarla perché non digeriscono gli zuccheri. Erano queste le prime 10 curiosità. Ora facciamo velocemente l'oroscopo giornaliero. Lo dedichiamo a tutti voi amanti dell'astrologia. E così poi vi saluto, vi concludo questa mia rubrica, ci ritroveremo, cosa ricordo, che non so se nel pomeriggio o domani o quando sia, c'era la rubrica Il Gameplay di Orlando Pioguerra, che si intrappolerà nel tunnel virtuolo che ha fatto moltissimo successo ieri, la rubrica appunto di Mario Bros. Quale sarà il prossimo gioco? Quello lo dirà lui nel momento in cui si entrerà in questo gioco virtuale. Allora, Ariete, giornata vacanziera piena di iniziative, contatti, incontri, questo è il vostro. Scusa un attimo. Eccoci qua, che è arrivato, l'abbiamo chiamato, dimmi tutto. Ricordo di cercare di indovinare quale gioco sarà. Ma devi dargli qualche indizio, devi dirgli qualche. È uno che abbiamo già recensito.
avete solo tempo. E questa è una bellissima cosa. E questa è una bellissima cosa, perché lui ha recensito, quindi anche un modo di poterci seguire nel nostro, nella nostra pagina. Ma voi guardate i sottotitoli dove noi vi stiamo comunicando tutti gli indirizzi affinché voi ci possiate seguire in on demand sulla nostra pagina di YouTube. Radio TV Ponte Grande. Guardate le recensioni del piccolo ma immensamente grande Orlando Pioguerra, che hai riscosso un gran successo, più di me. Comunque è il game player. Il game player, vabbè, io non so, fai tantissime rubriche, quindi non lo so, questa rubrica qui. Guardate, potete scriverlo sì, nei nostri social, vi candidate, non si vince nulla, però insomma è un modo di dirvi grazie affinché voi ci seguite. Okay. Vuoi stare con me o vado avanti? No, ok, ciao Orlando. Dicevo quindi, Ariete per i giovedì, appunto, per i nati dal 21 marzo al 20 aprile, giornata vacanziera piena di iniziative, contatti, incontri, questo è il volere del sole al vostro segno, disturbato però dalla quadratura di Nettuno. E passiamo al secondo segno zodiacale, appunto, Ariete. Da Ariete, appunto, al Toro, per i nati dal 21 aprile al 20 maggio. Luna creativa e paciosa nel vostro segno, sostenuto ormai da anni di Nettuno, oggi però la sua romantica nebulosità non vi va di genio. Passiamo al prossimo segno zodiacale, quindi, che è il Gemelli, per i nati dal 21 maggio al 21 giugno. Protagonisti con il sole nel segno, ma tutto finisce lì. Se il vostro compleanno, meglio farlo passare sotto silenzio con Nettuno in quadratura. Avete la mente confusa e nessuna voglia di spendere un'altra candelina. Passiamo al prossimo segno zodiacale, quindi Cancro. Vediamo un pochettino la regia se mi dà. Ecco qua, per nati dal 22 giugno al 22 luglio, la luna amica vi parla appunto di amicizia, complicità e appoggio reciproco. Lo stesso fa Nettuno, l'astro più romantico e idealista, in buona armonia con il vostro segno. E passiamo al prossimo segno zodiacale, Leone, il mio segno zodiacale. Vediamo un po' la regia, un po' lenta, per i nati appunto dal 23 luglio al 22 agosto, Fratello Sole, Sorellastra Luna, potrebbe essere il nuovo film di Zeffirelli, A mezza via tra la vita e San Francisco, e quella di Cenerentola. In effetti, gli amici sempre presenti e disponibili movimentano la vostra giornata con iniziative, inviti e proposte. Prossimo segno zodiacale, Vergine. Saluto mia mamma che mi sta guardando e mi ascolta, suo segno zodiacale, ciao mamma, l'anno scorso. Per i nati dal 23 agosto al 22 settembre, Luna Micona vi sorride con un trigono di terra, è l'elemento che griffa il vostro segno, perturbato però dalla quadratura Sole-Nettuno, che reclama più chiarezza e controllo. Passiamo ancora al prossimo segno zodiacale, che è appunto Bilancia. Per i nati dal 23 settembre al 23 ottobre. Splendida giornata, l'umore altissimo, specie se per domani avete preso ferie, e vi aspetto un bel ponte tutto fiacchilato di rigore e un viaggetto appunto alla volta di una capitale. Passiamo al prossimo segno zodiacale, che è Scorpione. Per i nati dal 24 ottobre al 21 novembre. L'amico Nettuno vi parla di arte, creatività, romanticismo, argomenti serviti su un vassoio d'argento, anche dalla luna, in opposizione, gelosa, ma non malevole. E passiamo al prossimo segno zodiacale, Sagittario, quindi per i nati del 22 novembre al 21 dicembre. Giornata tutto lavoro, iniziativa in azienda, appunto, se siete di turno a casa e se avete appunto arretrati da sbrigare o avete deciso di sacrificare questo ponte alle pulizie o alla rinfrescata del vostro appartamento, pennelli e quant'altro. Passiamo al terzultimo segno zodiacale, che è il segno del Capricorno, per i nati dal 22 dicembre al 20 gennaio. Eccoci qua. Luna amichevole in segno di terra, dunque in trigono al vostro, lo stesso si può dire di Nettuno, svagato e chiacchieronne, ma positivo in tutte le attività ricreative della giornata. Sarebbe un problema se il sole, posizionato in sesta casa, reclamasse il lavoro ad ogni costo. E siamo giunti al penultimo segno zodiacale, quindi dell'Acquario, per i nati del 21 gennaio al 19 febbraio.
il solo amico in segno d'aria, vi fa l'occhialino promettendovi d'amore, avventura, feste e spettacoli a gogò. Magari il prezzo da pagare sarà qualche spesuccia extra. E siamo giunti all'ultimo segno zodiacale, pesci. Per la felicità di Orlando Pio, che dai monito mi stringe e dice ci siamo un po' allargati, ma dai, sei un pochettino bravo. Per i nati dal 20 febbraio al 20 marzo, questo per capire quando io sono da lì, lui me la sta facendo pagare quando io gli dico stringi, se abbiamo sforato un po' l'orario. Sotto tiro della quadratura, Sole e Nettuno con il dio dei mari a governare il vostro segno, oggi vi ritrovate di fronte alla necessità di fare chiarezza, pur non avendo la minima. Era questo l'ultimo segno zodiacale. Cosa dire? Si è concluso questa sorta di radio TV giornale. Con voi c'è stato e mi auguro nei migliori dei modi e vi è fatto piacere il vostro, come dico io sempre, grandissimo amicone Orlando Guerra, da Radio TV Ponte Grande, che trasmette da via Ettore Vitale numero 226-8800 Ponte Grande di Catanzaro. Cosa dire? Ringrazio mia moglie Stefania Talanico dalla super regia, che mi sta a tutti gli effetti speciali, nonché 3D. Ringrazio Elio Guerra, appunto, dalla sala 3D e virtuale. Ringrazio Orlando Pio Guerra, come ben dite, non è una monarchia, non mi accusate di monarchia, ma abbiamo fatto una forma di famiglia. Quindi dallo studio 2 io cosa vi dico? Vi ringrazio, vi auguro ancora una buona giornata, un buon fine ponte, un buon fine settimana dal vostro carissimo amico Orlando Guerra. Alla prossima.